Bentornato a tutti, vi stiamo trasmettendo le immagini della manifestazione svoltasi domenica 3 settembre a Medole. Ci troviamo appunto nel Mantovano, dove con un'ottima organizzazione il pedale medolese ha organizzato questo secondo trofeo Franzini noleggio strutture per manifestazioni. 180 gli atleti che hanno preso il via dalla piazza principale della cittadina di Medole, trasformata per l'occasione dallo sponsor principale di questa gara. Il signor Franzini in prima persona ha allestito tutto il necessario per accogliere al meglio i bikers che oggi hanno voluto sfidarsi nelle campagne di Medole. Ma entriamo nel vivo della corsa, parlando del circuito, un tracciato prevalentemente pianeggiante con inserito il passaggio in una cava, dove è stata creata una pista da motocross. Questa è la difficoltà principale, ma basterà per creare una buona selezione. Presenti quest'oggi anche autorità del ciclismo, che hanno colto l'occasione per elogiare la manifestazione odierna. Ma sentiamo direttamente dalla loro voce cosa hanno detto a conclusione di questa giornata. Siamo con il vicepresidente regionale, signor Bruno Righetti, vicepresidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Non ha voluto mancare, e per questo lo ringraziamo, a questa ultima tappa di questa prima edizione della Mantua Cup, che ha ripercorso diciamo tutte le più belle località della provincia mantovana. Un'esperienza sicuramente da ripetere, cosa ne dice? Ah, sicuramente è un'esperienza da ripetere, comunque vanno ringraziati gli ideatori di questa iniziativa, mettere insieme federazione, enti di promozione sportiva nel fare manifestazioni nello stesso momento e quindi evitare sovrappollamenti che poi alla fine creano danni a tutti. Si parla di sport, è giusto collaborare, è giusto andare d'accordo. Se ci sono state delle imperfezioni, sempre disponibili tutti al miglioramento per l'anno prossimo, ma io penso che l'iniziativa debba continuare anche nel tempo. Quindi allora abbiamo il benestare del comitato per una seconda edizione di questa Mantua Cup. Ma io non voglio sovrastare il comitato provinciale lombardo, comitato provinciale di Mantova, ma credo che l'iniziativa sia condivisa anche da loro e sicuramente anche loro saranno dell'idea di l'anno prossimo va ripetuta. Sicuramente, come diceva il vicepresidente regionale signor Bruno Righetti, un lavoro che ha visto impegnati parecchia gente e naturalmente dobbiamo ringraziare gli sponsor, le amministrazioni locali che ci hanno sempre appoggiato in questo percorso di fuoristrada. E essere qui a Medole questa mattina vedendo un allestimento così professionale fatto dalla ditta Franzini è per noi un motivo di orgoglio. Queste persone che sicuramente questa sera non portano a casa niente di utile, ma sicuramente hanno fatto grande lo sport, quindi io mi devo dire con grande serenità, con grande tranquillità, con grande ringraziamento, devo ringraziare questi signori, in modo particolare l'azienda Franzini, che è sempre disponibile per manifestazioni come queste. Ancora nella cronaca della gara, siamo nel secondo giro dei tre che dovranno disputare quest'oggi gli atleti. Abbiamo visto che ci sono stati molti frazionamenti e al comando sono ora una ventina di bikers che stanno veramente spingendo a tutta approfittando di questo tratto di asfalto per fare velocità. In particolar modo in questo tratto di gara, perché gli organizzatori, per vivacizzare ulteriormente la competizione, hanno posizionato un traguardo volante proprio fuori dai cancelli della ditta Franzini, già citata in precedenza, che con Omero Underwear e STI Infissi sono gli sponsor della stagione del pedale medolese.
Passiamo con le immagini del tratto più impegnativo, dove i nostri operatori non si sono fatti scappare al momento che ha deciso la corsa. Infatti, con la maglia della Mountain Bike Italia se ne sta andando Maurizio Gonzato, che oggi sembra avere una marcia in più rispetto agli altri. In questo tratto Gonzato riesce a prendere il largo e lo vedremo più avanti arrivare trionfalmente al traguardo. Ma sentiamo le interviste fatte ai vincitori maschile e femminile della gara odierna. Maurizio Gonzato, dimostrazione di una grande forza e di una grande condizione. Adesso come adesso sì, ho avuto un attimino i problemi di inizio stagione, li ho superati, dopo 5 mesi di castigo, adesso vediamo di pedalare un po', insomma, si tira avanti, dai. La gara di oggi come l'hai trovata? Molto veloce, poco selettiva, la differenza l'ha fatta la cava. Speriamo l'anno prossimo di fare un attimino di percorso ondulato. Siamo con la vincitrice di questa prima edizione della Mantua Cup, Elena Zappa, fresca vincitrice della maglia di campionessa italiana per quel che riguarda l'Udace. Ma sì, quest'anno mi sono allenata con costanza, non ho saltato mai e quindi sono arrivati anche dei bei risultati. Questa gara di oggi è stata... sì, e poi mi è piaciuta, è veloce, anche se io preferisco la salita, però era bella veloce, stavo bene, ho girato bene, poi mi è riuscita bene anche la cava, dove è un po' più tecnica, però sono riuscita, insomma. E mentre scorrono le immagini, noi ne approfittiamo per leggere le classifiche, cominciando dai più giovani, i ragazzi appartenenti alla categoria esordienti. Vincitore risultato Giubelli Michele della Sfrenati, secondo Cisotto Iuri della città di Marostica, terzo Manenti Michele della BS Macosta, quarto Tony Edoardo della Mountain Bike Felice Gimondi, quinto Pincella Andrea della Mountain Bike Sfrenati. Passiamo agli allievi, con primo posto per Moretti Stefano della BS Macosta, seguito dal compagno di squadra Oliva Vittorio. Per gli juniores troviamo al primo posto Ragnoli Iuri della BS Macosta, seguito dai compagni di squadra Mensi Daniele e Tenchelli Nicola. Passiamo ai dilettanti, dove ha vinto Simone Michele dell'Arcobaleno Carraro Team. Tocca ora ai Master 1, con primo Terenghi Alessandro del Team Bike Gussago, secondo Franceschetti Michele del Team Bruciati, terzo Catina Corrado del Racing Rosola Bike, quarto Righetti Nicolas della Cavrianese e quinto il suo compagno di squadra Castellini Marcello. Master 2, Crescini Paolo del Team Bruciati al primo posto, secondo il suo compagno di squadra Crescini Andrea, terzo Zaffanella Giancarlo del Velo Club Casalasco, quarto Guerra Graziano del Team Colline Moreniche e quinto Stagnati Maurizio del GS Rosa. Per i Master 3, primo posto per Destro Luigi del Bike Team Bruciati, secondo Omodei Franco del VM Team, terzo Murara Massimiliano del Pedale Medolese, quarto Cirani Carlo del Team Bruciati e quinto Saleri Giambattista del Good Bike Villa Chiara. Per i Master 4 abbiamo nell'ordine Conti William del Ciclo Club 77, Cima Fabrizio Bolognesi Palmiro dell'Emporio Sport Team 2, Piardi Gianfranco del GS Rosa e Galbiati Fabio della Mountain Bike Italia. Saliamo ancora di categoria con i Master 5, dove ha vinto Gonzato Maurizio della Mountain Bike Italia, che si è aggiudicato anche la classifica generale. Secondo Zappa Roberto del Team Rodella, terzo Medaina Alessandro della World Bike, quarto Gasparini Dino della Mountain Bike Sfrenati e quinto Casor Rinaldo della Team Rodella. Per la Master Sport al primo posto troviamo Conti Ivan dell'Emporio Sport Team 2, secondo Catina Michele della Racing Rosola, terzo Reynoldi Ivan dell'Emporio Sport Team 2, quarto Argani Luca dell'Arcobaleno Carraro Team e quinto Kiki Walter del Team Bruciati. Passiamo alle donne, dove ha vinto Zappa Elena del Team Rodella, seconda Tosadori Orietta del Team Bruciati e quarta Faccincani Veronica del Mountain Bike Villa Franca. Ultimi i non tesserati, dove ha vinto Montanari Alessandro davanti a Bertulli Marco, Frigerio Marco, Galli Battista e Girola Fabrizio. A questo punto non ci resta che sottolineare l'arrivo braccia al cielo di Maurizio Gonzato, vincitore della classifica assoluta di questo secondo trofeo Franzini Noleggio Strutture per Manifestazioni, organizzato ottimamente dal Pedale Medolese. È doveroso anche un arrivederci al 2007. Siamo qua col sindaco Bruno Pesci, vorrei che ci dicesse qualcosa su questa bella manifestazione che ha riportato il ciclismo, le ruote grasse in particolare, qui nella piazza centrale di Medole. Buongiorno, credo che per un sindaco e per un gruppo di amministratori la cosa più importante che avviene è, come dire, la soddisfazione è vedere gente in piazza. Credo che questa sia una filosofia importantissima per gli amministratori. La mountain bike a Medole è un risultato di questo tipo. Credo che
Come abbiamo già detto altre volte, in collaborazione con i gruppi di volontari, associazioni sportive, noi riusciamo a dare un'immagine positiva di questo paese. E il gruppo del pedale medolese per l'ennesima volta si sta dimostrando all'altezza della situazione. Tazio Palvarini, che è il presidente della società organizzatrice pedale medolese, l'abbiamo visto fino a pochi minuti prima della partenza lavorare per questa manifestazione. Cosa ci puoi dire, Tazio? Sì, qua è una gran soddisfazione portare, come ha detto il sindaco, penso che abbia già detto quello che avevo nel cuore, perché portare le ruote grasse, come abbiamo detto l'anno scorso, siamo stati in azienda Franzini fuori dal paese, portarle qua nel centro del paese, far conoscere questo sport ai giovani, molti giovani si sono legati a questo sport, hanno voluto sapere dove e come si frequenta, cioè, penso che sia per noi una grande soddisfazione il fatto di far conoscere lo sport e non avere ragazzi che girano per le piazze, cioè per i bar, che abbiano un punto di riferimento, una passione. E con l'assessore allo sport del comune di Medole, signor Crotti, un grande impegno sia da parte del pedale medolese ma anche da parte dell'amministrazione dell'assessorato allo sport. Sì, è vero. Beh, per quanto riguarda la giornata di oggi, credo che aver vissuto in prima persona le fasi terminali dell'organizzazione, un grande merito va veramente a questi ragazzi, all'organizzazione pedale medolese, che ha fatto un grande lavoro così di ristrutturazione per quanto che riguarda il ciclismo. Ecco. Poi durante l'annata ci sono state tutte queste manifestazioni notturne e diurne, esordienti, insomma veramente ci stanno facendo vivere grandi emozioni per quello che riguarda il ciclismo. Tocca a Don Domenico, ormai abituato a queste manifestazioni ciclistiche. È stato con vero piacere che ho seguito questa manifestazione da sportivo, amante dello sport, e anche con la preoccupazione che tutto andasse bene. Ho visto che la gara si è svolta in maniera eccellente, si sono tutti divertiti, complimenti a tutti gli organizzatori. E per me in queste occasioni c'è anche l'opportunità di presentare quelli che sono un po' i monumenti o le opere artistiche di valore che conserviamo nel nostro paese. La pala di Tiziano Vecellio, un vero privilegio per Medole, il Palazzo Ceni, l'antica torre del castello, una pieve romanica molto antica. Poi un altro pezzo di grande rilievo è il compianto sul Cristo morto, un'opera della metà del 400 in cotto. Marshall, sounds like an SOS. Holy whack, unlyrical lyrics on...